Come fare il raffrescamento con le pompe di calore? Sì, perché le pompe di calore riscaldano casa, ma è possibile fare anche il raffrescamento. Oggi vedremo quali modi sono utilizzabili per poter raffrescare casa con la pompa di calore. Prima però, se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale YouTube e clicca sulla campana a fianco, in modo da ricevere in anteprima tutti i miei prossimi video. Ciao, oggi vedremo quali sono i modi per poter raffrescare casa attraverso la pompa di calore. Prima però lascia che mi presenti, io sono Samuele e aiuto le famiglie a vivere senza gas, cioè stacchiamo il contatore del gas dalle case per trasformarle in 100% elettriche, tutto questo attraverso la rete di installatori partner Sigillo Sicuro. E se anche tu vuoi trasformare la tua casa in 100% elettrica, beh, clicca sul link qui sopra oppure nel link che trovi in descrizione. Oggi allora vediamo come raffrescare casa. Intanto partiamo dalla tipologia di generatore, perché ci sono pompe di calore idroniche e pompe di calore a espansione diretta, ovvero pompe di calore che producono acqua fredda, sono quelle idroniche, quindi che permettono di produrre acqua fredda da far girare, poi circolare nell'impianto, oppure espansione diretta dove a circolare nell'impianto è il gas refrigerante, ecco, è il gas contenuto nella pompa di calore che oltre a girare tra il circuito frigorifero, quindi tra compressore, evaporatore e quant'altro, poi va anche nei terminali finali, cioè ad esempio gli split. Ecco, per capirci, il classico condizionatore dove c'è un collegamento a gas tra l'unità interna, cioè lo split, e l'unità esterna, la moto condensante, ecco, quello è un sistema a espansione diretta. Mi sono soffermato su questo e su altri punti piuttosto basilari perché a volte, anzi molto spesso, lo do per scontato, perché per chi lavora nel settore ormai, insomma, è scontato, sono scontati certi termini. Invece ho capito che per diverse famiglie che non fanno questo di lavoro è opportuno ripetere e approfondire questi temi. Quindi, tornando al tipo di generatore, quindi focalizziamoci sulla macchina, quindi sull'unità esterna. Possiamo avere l'espansione diretta, il classico condizionatore, o pompe di calore idroniche, che sono la maggior parte di quelle che vengono installate, perché queste ci permettono poi di utilizzare l'impianto esistente anche per fare il riscaldamento, cioè l'impianto a radiatore, l'impianto a fan coil, sempre idronici, piuttosto che l'impianto a pavimento. Quindi però oggi ci focalizzeremo sulle pompe di calore idroniche, che producono acqua tecnica, fredda d'estate per fare il raffrescamento, calda d'inverno per fare riscaldamento e ovviamente acqua calda sanitaria. Le pompe di calore idroniche si dividono in due famiglie, quelle splittate e quelle monoblocco. Quelle splittate sono composte da un'unità esterna e un'unità interna. Il collegamento tra unità interna e unità esterna è fatto con tubazioni in rame di dimensione ridotta perché all'interno ci circola gas refrigerante, cioè non gira acqua tra dentro e fuori, ma gira gas refrigerante. Quindi ribadisco, la versione pompa di calore idronica ma splittata ha il collegamento tra dentro e fuori con tubazione dove ci circola gas refrigerante. In questo caso abbiamo due possibilità. Dall'unità interna possiamo prelevare acqua tecnica fredda da mandare poi nei terminali. Nei terminali cosa intendo? Nei terminali possono essere degli split, in questo caso idronici, quindi il collegamento tra l'unità interna e gli split avverrà tra tubazione ad acqua, ci gira acqua tecnica. Oppure possiamo avere dei fan coil, dei ventil convettori di diverso tipo, oppure possiamo avere anche l'impianto radiante a pavimento. Il collegamento naturalmente tra questi tipi di emettitori, questo è l'impianto di emissione, e l'unità interna avviene sempre attraverso acqua tecnica, quindi tubazioni ad acqua. C'è anche poi una versione dove possiamo collegare direttamente degli split oppure dei fan coil all'unità interna, ma dove ci circola gas refrigerante. Questa è un'altra opzione, più rara rispetto al caso precedente, quindi collegamento non è più tramite acqua, ma è attraverso gas refrigerante. Quindi in questo caso, ancora una volta, i terminali sono a espansione diretta. C'è poi una versione invece monoblocco.
In questo caso tutto il circuito frigorifero è all'esterno di casa. Quindi all'interno della pompa di calore mi ritrovo tutto il circuito frigorifero e il collegamento con la centrale termica avviene sempre ed esclusivamente con tubazioni ad acqua, dove ci gira all'interno acqua tecnica, quindi non è acqua da bere, è acqua da far circolare poi nell'impianto. In questo caso, per forza di cose, dovrei utilizzare terminali idronici, cioè un split idronico, un ventil fan coil idronico, oppure l'impianto a pavimento o parete soffitto. Ecco, queste sono le due macro famiglie di generatori, quella splittata e quella monoblocco. Quella monoblocco andrà sempre di più anche per l'arrivo di nuovi gas refrigeranti, dove c'è la necessità di tenere il gas refrigerante all'esterno di casa. E poi, a dirsela tutta, è anche una tecnologia che viene testata e collaudata direttamente in fabbrica e quindi una volta portata in cantiere è funzionante tanto come la fabbrica. Invece nella versione splittata il circuito frigo non è ancora completo, viene completato in cantiere con tutte le variabili del caso, tra cui saldature, lunghezza di tubazioni, curvature e quant'altro, che possono ovviamente aumentare la possibilità di errore. Naturalmente gli impianti vengono fatti in maniera professionale, ma sai, quello che c'è in più si può rompere, quello che non c'è non si può rompere. Quindi di mio preferisco sempre le soluzioni monoblocco. Concentriamoci adesso invece sul sistema di emissione, cioè come raffreschiamo dentro casa. Beh, come abbiamo detto, abbiamo la possibilità di fare un sistema ad aria. Ad aria, beh, col classico split idronico messo in alto, soluzione che particolarmente non amo perché la vedo un po' vecchia, ecco, soprattutto se stiamo facendo una ristrutturazione oppure se stiamo costruendo una casa nuova, ci sono altri sistemi a livello estetico molto più belli. Ad esempio, I ventil che possono essere, sì, classico ventil a parete, può essere un ventil a incasso, cioè può essere messo all'interno della parete e si vede solo la facciata davanti. In questo caso devi avere lo spessore della parete idonea per lo spessore del ventil, altrimenti bisogna ricreare delle nicchie, qualcosa in carton gesso, insomma, per accogliere il ventil stesso. Oppure ventil sempre idonici ma canalizzabili. Ecco, la soluzione che prediligo prima di tutte, perché? Perché vanno nascoste tipicamente nel controsoffitto, di solito vengono fatte nei corridoi, insomma negli spazi centrali, e poi attraverso dei canali d'aria viene portata l'aria fresca d'estate o aria calda d'inverno, perché può essere utilizzato anche d'inverno o nelle mezze stagioni dove non voglio accendere l'impianto a radiatori piuttosto che l'impianto a pavimento per riscaldare. Ecco, con questo sistema abbiamo un comfort decisamente migliore perché l'aria che esce dalle bocchette è molto più lenta rispetto a un ventil che ti trovi sul muro. Anche qui l'evoluzione dei ventil è stata enorme negli ultimi anni, ci sono ventil con ventilatori e inverter che modulano e quindi rallentano molto la fuoriuscita di aria, anche lo spostamento di polvere all'interno della stanza, visto che ci sono sempre più bambini che soffrono di questa patologia. Però diciamo che se faccio un bel canalizzato dove in alto ho la bocchetta di mandata, quindi mi esce l'aria, poi faccio la ripresa dell'aria da sotto perché l'aria devo riprenderla per portarla nel ventil idronico, ecco, dal punto di vista di comfort e dal punto di vista anche tecnico inizio a fare qualcosa di molto molto interessante. In questi due casi, dove quindi ho ventil oppure classico split idronico, devi sapere che gira poca acqua tecnica, cioè il contenuto di acqua all'interno di questi dispositivi è veramente minimo. Perché? Perché ci sono diametri delle tubazioni all'interno di questi terminali veramente veramente piccoli. Cosa comporta? Questo comporta alla pompa di calore di andare un po' in difficoltà, perché la pompa di calore ha bisogno di una certa portata per poter funzionare bene, e una portata la posso garantire se ho abbastanza volume acqua che ci gira. Quindi in questi due casi è indispensabile sempre un puffer di acqua tecnica. Ecco, l'abbiamo appena fatto un video sul puffer di acqua tecnica e se vuoi vedertelo lo trovi qui sopra. E un puffer di acqua tecnica dimensionato in base a quanto grande è l'abitazione e a quanti terminali idronici abbiamo, quindi quanti ventili piuttosto che quanti split. Considera anche una cosa molto importante, che
noi dimensioniamo magari per 8 ventil convettori e poi in estate ci ritroviamo che la famiglia utilizza solo 3 ventil convettori perché gli altri non li vuole utilizzare. Ecco, anche questo è un problema.